Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Benvenuti qui con noi, siamo al Modena Play 2021, finalmente ci siamo riusciti dopo le restrizioni, diciamo, degli ultimi periodi pandemici, e siamo qui con Cesare delle miniature di Orion, che ci racconterà un po' della sua avventura. Chi è Cesare? Cosa sono le miniature di Orion? Non sono una nuova gamma di miniature, ma Cesare si occupa di qualcosa che molti di voi conosceranno e apprezzeranno, che si occupa di Magic, Dungeons & Dragons, manuali, GDR, le faccio partire anche la tazza, eccetera, eccetera. Quindi, innanzitutto chiedo, Cesare, com'è nato? Visto che sei veterano, visto che siamo, anzi, ogni tanto trovo qualcuno più vecchio di me, questa cosa, di poco, ma... Purtroppo mi tocca, sono anziano. Posso bullarmi un attimo, bene. Come nasci come hobbista, come appassionato? Io nasco assolutamente come giocatore. Sono iniziato a giocare a Dungeons & Dragons in quinta elementare con la scatola rossa. E quando escono le miniature ufficiali di D&D, quelle in plastica già predipinte, che perché io ho delle capacità artistiche tendenti a zero. E è stato fortunato che D&D ci ha pensato anche. Esatto, hanno pensato anche a me. E quando sono uscite quelle, che erano uscite con un gioco stile Warhammer, ma già tutto pronto, facile, con i miei amici abbiamo iniziato a giocare, e è diventata una passione molto forte, e era super di nicchia. Se D&D è di nicchia, figuratevi le miniature di... Noi eravamo la nicchia della nicchia. Guardando, mi hai fatto ricordare che cominciai, mi sei perso gli 8 anni in campeggio a Milano Marittima con dei ragazzi molto più grandi e il papà di una delle mie bestie. Era penna, dadi e foglio, fondamentalmente. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, io ho iniziato molto piccolo e le regole non esistevano. Mi ricordo, se c'è qualcuno abbastanza nerd, ho lanciato affascinare su una statua e ha funzionato. Quindi questo per capire il livello sia mio che del master. Assolutamente. Tra l'altro era una cosa perenne all'epoca, cose proprio a caso. Comunque, inizio a giocare a miniature, organizzo anche con la 25, che era la casa editrice dell'epoca, anche di D&D, organizzo i campionati italiani. Tu sei di Milano, quindi. Io sono di Milano. Quindi su Milano. Sono di Milano, ero andato a Lucca a fare il primo torneo organizzato, eravamo in pochissimi, ho iniziato a organizzarli io a Milano. Ho iniziato a fare gruppi d'acquisto per vendere le miniature, ero diventato il negozio che ne acquistava di più, perché era veramente di nicchia. Tant'è che poi ho organizzato io i campionati italiani, perché a un certo punto i miei tornei erano più grandi, venivano organizzati i campionati italiani, e quindi giocavo. Una delle seconde o terze Lucca che ho fatto questa roba, a un certo punto sono fermo a vedere delle miniature, si ferma un altro ragazzo di fianco a me, e cominciamo a parlare, e gli dico, ma tu mi hai da scambiare? Sì, mi siedo. L'inizio della fine. Mi siedo nel corridoio, tiro fuori le miniature, tempo 3 minuti, si è creato un capannello di gente che guardava le miniature, ci hanno mandato fuori. Tu? Proprio così? Ho detto, guarda, qui non lo puoi fare, vai fuori. Vado fuori e scopro che fuori ci sono quelli, sei seduti di fianco ai cessi chimici, ci sono tutti quegli venditori abusivi, anche... Sono diventato un venditore abusivo a Lucca per i primi 2-3 anni, ma così vendendo le doppie in scambiando, robe scambiando. Perché poi diciamolo, tu oggi ti occupi di scambiare, comprare e vendere, in questo caso miniature, manuali, carte di Magic. Perché fondamentalmente io faccio un altro lavoro nella vita, purtroppo. C'è il hobby di fare un altro lavoro. Esatto, faccio agente immobiliare nella vita, come si vede tra l'altro dalla mascherina brandizzata. Ma per me è rimasta una passione. Sono passato ai cessi chimici, adesso ho gli stand a Lucca, gli stand a Play, gli stand alle Fiere a Milano, ma è una passione. Ho iniziato vendendo le mie doppie, poi ho preso le doppie degli amici che smette e ho continuato per anni, anche dopo che il gioco è morto. Adesso perché faccio Magic? Perché ho riniziato, per colpa di un mio amico, a giocare a Magic. Sono gli amici che ti rovinano. Sì, anche perché loro poi smettono. Per loro è facile. Io quando inizio una droga poi impazzisco. Allora, una domanda, perché miniatura di Orion? Orion è sempre stato il mio nickname, che era nato, era il mio primo personaggio di Dungeons & Dragons, rubato dai Cavalieri dello Zodiaco, tra l'altro, la saga di Asgard. E da lì vendevo le miniature di Orion. In realtà poi oggi vendo anche un sacco di carte di Magic.
Tanto se qualcuno volesse appunto contattarti, visto che comunque lì si è interessato a scambiare, vendere, comprare, sì, eccetera, come ho una pagina Facebook, perché purtroppo nonostante le fiere rimango umile, sono un esordiente totale, quindi ho solo una pagina Facebook, però lì mi trovate, però cerchiamo su Facebook, poi noi lo faremo passare anche sopra, perché lo dite qua sotto, adesso state dicendo qua sotto, le miniature di Orion direttamente. Esatto, io sono su Facebook, sono Cesare Orion, quindi a posto, non ci si sbaglia, non ci si sbaglia. Bene, noi ringraziamo Cesare e ti auguriamo una buona fiera. Grazie, sei contento di essere qui finalmente a questa fiera che si può fare, dopo due anni di mancanza di fiere per riuscire a fare, non state le restrizioni, c'è la voglia, e spero che continuiamo così, spero di andare anche a Lucca, sperando che la facciano, che mi diano lo straccio. Allora, crociamo le dita, spero di vedervi il più possibile nelle fiere in giro per l'Italia. Noi ci vediamo presto, quindi buona grazie sera. Mille a tutti, grazie. Bomba. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo modellisti galattici, sempre qui con te.